Radio Radicale, siamo in collegamento con la deputata di Forza Italia Maria Spena, che è stata, lo ricordiamo, anche assessore alla mobilità del Comune di Roma durante la giunta Alemanno per parlare, insomma, delle prossime amministrative a Roma. Noi abbiamo visto che la Raggi ha annunciato la sua ricandidatura e in questi giorni Matteo Salvini ha ricoperto, diciamo, la capitale di tutti i manifesti. Allora, le volevo chiedere un po' a che punto è il dibattito nel centrodestra su quello che dovrà essere fatto e soprattutto, insomma, se ritiene, diciamo, un passo significativo questa cosa dei manifesti romani della Lega. Dunque, diciamo che il dialogo è ancora tutto aperto rispetto alla scelta sul Campidoglio e attendiamo anche un po' i risultati delle amministrative, insomma l'attenzione politica oggi, l'impegno politico oggi è tutto quanto concentrato sulle prossime regionali. Ci sono anche molti comuni appunto che vanno al voto, quindi subito dopo questo appuntamento elettorale sarà anche il momento di iniziare, prego, pronto? Sì, Iniziare appunto a l'ho lavorare su questo fronte tutto romano, diciamo, perché è un caso anche un po' patologico ormai. La nostra città è sotto gli occhi di tutti la questione romana, quindi ormai insomma Roma è anche un caso un po' nazionale, chiaramente, insomma, oltre a essere la capitale d'Italia. Ma insomma, lo stato in cui Roma si trova, anche perché oltre a essere chiaramente il centro un po' dell'amministrazione nazionale e anche tutto insomma l'arco parlamentare, vive la città di Roma, quindi l'attenzione è alta, ma noi che siamo invece cittadini romani, prima ancora che deputati, siamo stati amministratori territoriali dai municipi appunto al comune e anche tanti consiglieri regionali eletti anche su Roma. Chiaramente l'attenzione è ancora più forte perché la nostra dedizione sarà ancora più piena, visto che insomma, siamo emotivamente coinvolti perché è la nostra città che viviamo quotidianamente, così come tutti i nostri concittadini, ed è anche un po' insomma, l'obiettivo è anche quello di ridare Roma ad un sindaco e ad una giunta e anche insomma, ad un intero consiglio comunale di alto profilo. Senta, quindi diciamo questa cosa dei manifesti di Salvini a Roma non l'avete vista come un tentativo di imporre una leadership leghista in vista della scelta della candidatura? No, assolutamente, il tavolo, ripeto, è ancora, non so, insomma, è costituendo, mettiamola così. È chiaro che il centrodestra su Roma soprattutto, ma come su tutto quanto il territorio nazionale, deve essere unito, perché soltanto un centrodestra unito può ancora di più essere vincente in una città come Roma, che ripeto è una città molto difficile da amministrare, visto lo stato in cui si trova, quindi, ma non soltanto di degrado diciamo, territoriale, cittadino e quant'altro, ma anche rispetto un po' a tutto quanto il resto. Come vede, io parlo spesso con le persone, con i cittadini, con le tante famiglie, con le mamme, con i papà, con i commercianti. Purtroppo oggi non riescono a mettersi neanche in contatto con nessun ufficio del Comune di Roma per sapere anche quando un asilo nido riapre, quindi insomma, ecco, sono i servizi essenziali che poi le persone, no, toccano con mano tutti i giorni, che devono rinascere nella nostra città, perché insomma, sono tanti i punti positivi che potrebbero essere rivalutati, rilanciati nella nostra città, se ci fosse chiaramente un sindaco, una giunta, un consiglio comunale che insieme all'amministrazione comunale prevede un grande progetto per Roma.
Senta, che cosa sta succedendo nel Consiglio Comunale di Roma con questa storia delle dimissioni alla presidenza della Commissione Bilancio e della Commissione Urbanistica? Volevo sapere un po' lei come aveva, diciamo, visto queste dimissioni di Donatella Iorio e di Marco Terranova, che hanno lasciato queste due presidenze che sono chiave nel comune di Roma e che sono cadute subito dopo l'annuncio della bis della Raggi. Ma guardi, è tutto fondamentale nel Comune di Roma, quindi non soltanto l'urbanistica e l'altra commissione di cui non ricordo qual era la materia, La comunque bilancio. la bilancio appunto, a maggior ragione, sono cose un po' interne alla loro maggioranza, insomma abbiamo avuto dimissioni in tempi non sospetti di assessori, insomma la giunta Raggi veramente ne ha viste di tutti i colori, quindi che a pochi mesi da un rinnovo del Consiglio Comunale del Sindaco si dimettono due presidenti di commissione, insomma la dice lunga, diciamo è un po' l'epilogo di una storia già vista con degli assessori anche insomma, di un certo rilievo che hanno abbandonato quella barca sin da subito, quando si sono resi conto di che barca si trattava. Ecco, secondo lei non c'entrava niente la storia dello stadio di Roma? Ma guardi, io dello stadio di Roma, lo stadio di Lo Roma, stadio della Roma, scusi. sì. Eh no, insomma, lo stadio della Roma, certo. Tutti noi sappiamo la storia dello stadio della Roma, di quanto lo stadio della Roma avrebbe potuto portare alla nostra città, e si parte sempre che tutto deve essere a tutti i costi, voglio dire, sporco, tra virgolette, chiaramente, tutto deve essere appunto visto sotto una forma sicuramente non rosea della questione. Noi invece vogliamo vedere sempre tutto verde, perché crediamo che comunque alla base di ogni progetto, di ogni obiettivo da perseguire, ci sia sempre l'onestà intellettuale e non solo quella intellettuale. Quindi, loro si sono fatti paladini di alcuni principi che per noi sono sacrosanti e quindi che però poi non devono essere chiaramente di ostacolo al progresso di una città, soprattutto della capitale. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa che riguardava, non ultima come ordine, ma il fatto che è stato approvato un ordine del giorno alla Camera durante il decreto della proroga Della proroga. dello stato d'emergenza che riguarda i tamponi. Allora, Sì. che cosa ha chiesto lei e che cosa è riuscita a ottenere? Dunque, io in particolare avevo già fatto un'interrogazione al Ministro Speranza rispetto alla possibilità di fare i tamponi ed effettuare i tamponi anche in laboratori privati convenzionali o comunque in cliniche qualificate, perché sappiamo che il ritorno dalle vacanze, insomma anche gli indici di casi di Covid stanno aumentando anche qui nel Lazio. Sappiamo anche in verità che i drive-in che sono stati fatti in questi giorni presso le aziende ospedaliere della nostra città comunque hanno funzionato, ma non quanto chiaramente è stata la richiesta di quei tanti cittadini che dal ritorno dalle vacanze, non soltanto dai paesi critici, no, come la Spagna, la Grecia, la Croazia, ma anche dalla Sardegna, oltre che dalla Sardegna, ma da qualunque posto si tornasse. Molti dei nostri cittadini si sono recati presso le aziende ospedaliere per effettuare i tamponi e dato che sono state fatte lunghe, lunghe file e giorni poi in cui della risposta insomma, aumentano sempre di più perché aumentano sempre di più gli utenti, credo che sia il caso che la Regione Lazio, così come tante altre regioni, la Lombardia, il Veneto, la Campania, ma anche la stessa Toscana, apri anche il Lazio ai laboratori, ripeto, privati convenzionati, in modo
tale che i cittadini individualmente si possono recare presso questi laboratori e poi chiaramente questi devono essere collegati alla famosa insomma, piattaforma legata poi al sistema sanitario nazionale, insomma, per tenere poi sotto controllo. Questo chiaramente serve per controllare i focolai di ritorno, insomma non dobbiamo soprattutto sottovalutare in un momento come questo con la prossima riapertura delle scuole, con il lavoro che soprattutto quello autonomo che riparte, insomma anche un po' i viaggi di lavoro, quindi ecco credo che il tampone che oggi rimane un po' il test madre se vogliamo, che è quello che ti dà la certezza rispetto al virus, al Covid, quindi credo che bisogna dare assolutamente la possibilità di poter accedere anche presso i laboratori convenzionati, ma non soltanto quelli privati, anche ai tanti laboratori pubblici, quindi penso a tutti quanti i laboratori delle ASL di appartenenza, così come anche i medici di famiglia. Ecco, credo che la tempestività in questo momento sia veramente uno degli obiettivi da tenere fermo, perché altrimenti il Covid può veramente circolare senza, soprattutto per le tante persone asintomatiche, quindi è meglio prevenire e soprattutto bloccare e frenare questo focolaio di ritorno. È stato approvato questo ordine del giorno e quindi noi adesso è già un primo passo, chiaramente è un impegno per il governo, ma noi chiaramente saremo lì a battere i pugni, nel senso che il Lazio, così come tante altre regioni, devono avere la possibilità, cioè lasciare liberamente i cittadini la scelta se recarsi presso un drive-in di un'azienda ospedaliera o presso il laboratorio convenzionato, dove normalmente loro appunto si fanno tutte quante le altre analisi. Non ci aveva pensato nessun altro prima? Non c'era nessuno. In verità no, nel senso che c'era stato tutta quanta se ha seguito la questione che la regione aveva dato immagino delle autorizzazioni ad effettuare tamponi dei laboratori privati, poi gli era stato ritirato, poi c'è stato un ricorso al TAR, a sua volta la regione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, insomma come al solito la politica non si prende mai le proprie responsabilità, quindi non possiamo far decidere ai giudici la salute, la prevenzione, no? Il controllo della diffusione del Covid, quindi credo che la scelta più sensata da parte dell'assessore alla sanità della Regione Lazio sia quella di aprire anche, ripeto, così come ai laboratori pubblici, anche a quelli privati convenzionati, e tenere sotto controllo attraverso una piattaforma in comune chiaramente tutti coloro che sono affetti dal Covid, è chiaro. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità per questa intervista, ringrazio Maria Spena, deputata di Forza Italia, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio.